Partir d'Italie, c'est comment vous dire, c'est réparer. Je sais pas si c'est une erreur. Partire dall'Italia è, come dire, rimediare un errore, ma mi è sempre sembrato curioso che il Tour de France, che è partito da tutti i paesi limitrofi alla Francia, non fosse mai partito dall'Italia, che è un paese di ciclisti, di campioni. L'occasione di questo tour è mostrare il meglio dell'Italia e di Firenze, che è una città, beh... Errore o no, la genesi della partenza del tour in Italia viene da lontano e anche quella specifica da Firenze. Lo stesso Nardella ci ha lavorato per oltre 10 anni, da ancor prima di diventare sindaco. Era il 2012, Firenze si candida per ospitare il Grand Départ nel 2014 per il centenario della nascita di Gino Bartali. Sfumò tutto per colpa di un inglese nato in Belgio, racconta il direttore Prudhomme. Era Bradley Wiggins, il primo inglese a vincere il tour nel 2012. Venne quindi scelto il Regno Unito per la partenza. Perso l'attimo, anzi l'anno, il tempo è trascorso con scelte diverse, fino al 2020. Siamo in piena pandemia, Firenze è deserta come il resto d'Italia. Nardella prende il telefono e scrive a Prudhomme. Il direttore del Tour de France ci mostra quel messaggio da cui è partito tutto. Firenze è bella e triste, scrive Nardella. Non ho dimenticato il sogno del Grand Départ del Tour, adesso che sono sindaco. Dopo la fine di questa brutta epidemia ne vorrei parlare. C'est ce qui s'est fait. Il 2024 ha anche il suo anniversario simbolico. 100 anni fa la maglia gialla fu indossata per la prima volta da un italiano. Un altro nome, gloria e vanto del ciclismo italiano, Ottavio Bottecchia. C'è infine una domanda che non possiamo non fare. La rivalità sportiva, soprattutto ciclistica, tra francesi e italiani è radicata. Come hanno preso oltre Alpe la partenza del loro tour nel paese del Giro? Ci sono sempre dei francesi che non capiscono perché il tour parta all'estero, qualunque sia il paese. L'Italia è un grande paese di sport e di ciclismo. Più di ogni altra cosa, Prudhomme sottolinea il senso della tradizione del tour che unisce le generazioni e anche i popoli, francesi e italiani in questo caso, un po' come Coppi e Bartali, rivali da sempre, ma protagonisti nel tour del 52 di quello storico passaggio di Borraccia sul Col du Galibert.